Allora, ciao, siamo ancora qui. Oggi praticamente è l'ultimo giorno, è il quarto giorno, probabilmente facciamo solo la mattina, poi andiamo a vedere questo mare che c'è la Madonna, andiamo a una città fantasma stasera, andiamo a dormire là, do delle slappe paconi ai fantasmi cowboyeschi, ma sì dai, comunque parliamo della terza giornata che è stata quella di ieri. Allora, ieri nella mattina ho finito di fare delle riprese con Sky, perché sì, ho fatto della roba con Sky, ma adesso vediamo, chissà, non è detto, forse, chi lo sa, forse comunque se uscirà qualcosa lo vedrete a ridosso di Natale, quando uscirà lì col film, lì l'episodio 7, che non so neanche che roba sia. Mancano 9 mesi! 9 mesi, santo te Dio! 9 mesi ne esce un bambino, capito? Cioè adesso ciullo di là sul letto. Fra 9 mesi ne esce mio figlio e non posso andare al cinema a vedere episodio 7, santo Dio! 9 mesi? Via, come un chilo di tempo! Comunque, la terza giornata. Allora, la terza giornata è iniziata appunto con queste riprese che dicevo, poi quando ho finito, che mi ero sdrato completamente. Che numero! Ho detto, chiamo il mio amico Marco. Marco, dove sei? Sono a fare la fila di Battlefront, quel videogioco di cui abbiamo parlato anche ieri. No, allora mi fiondo a vedere dove cazzo è, santo Dio, e vado in questa fila, guardo questa fila, naturalmente vado vicino al videogioco perché era un tuo marone di fare tutta la fila. No, c'erano tipo 250.000 km di fila per entrare dentro un capannone, ma santo Dio, era una roba allucinante. Madonna. Eravamo veramente, cioè, eravamo là, cioè, sulla destra avevamo le caprette e i sardi che pascolavano, per farvi capire dove eravamo. E facciamo questa fila, due chiacchiere, due foto, e sì, tanto vedi i costumi, tanto ti bevi una Mountain Dew, e poi dici un sacco di cazzate, vai su internet, che non c'era, perché ieri c'erano 40.000 milioni di persone, e internet non dava un cazzo, quindi non potevo neanche, distrarmi, fare una giocare a razzo, non potevo fare un cazzo, cioè, allora. Camminiamo, dopo 2 ore e 250.000 milioni di minuti, arriviamo davanti, fila si apre, entriamo dentro, entriamo in questo capannone tondo, bellissimo, entriamo dentro, c'è la sala, quella di episodio 4, quando, no, quello del ritorno dello Jedi, quando si mettono d'accordo, scendiamo dalla mortella, distruggiamo sti imbriachi a rodi maroni, tutta questa sala, col tavolo, con, attenzione, se volete fare le foto, fatele adesso, tipo 0,2 secondi, mettetevi la macchina fotografica, cioè io sono flash, vabbè, ho capito, e poi comincia, vuoto, comincio con un pezzo della PlayStation 4, che non ho mai messo che la comprare, perché ho visto quella mia figata, per forza devo comprare, puto. Sapete le slappe paconi in mezzo alla foresta di Endor? Vuta, tu sei uno di quello che dà le slappe paconi. In quel caso lì ero un ribelle. Gli ste mitragliate con sto jetpack che vuole, spacca tutto. Poi arriva quel salamandrone gallinato, quello gigante, come si chiama? TST, arriva, stai, sparma. Io dopo salto col jetpack, spacco la testa. Un sacco di slappe paconi in prima persona in mezzo a questo bosco. Si vedeva tutto, si vedevano anche le blatti, i bagaroni lì che se ne davano di brutto. Oh, vigliacco, poi arriva quell'altro, il salamandrone elefantia, che cazzo si fa dentro una foresta questo salamandrone elefantia, ma slappe paconi anche lui, viene giù, insomma, con questo Dolby Atmos, ma cos'è, un preservativo il Dolby Atmos, vigliacco, 250.000 casse dappertutto, avevo sempre la mano nei maroni, perché c'ho il telefono lì a sinistra, che quindi era appoggiato ai maroni, quindi sentivo sempre questa vibrazione nel testicolo sinistro, che non capivo, ma che cazzo mi sta chiamando qua la Celebration? Non mi stanno chiamando, erano i bassi di questo Dolby Atmos, vigliacca boia, che bassi, santo di Dio! Poi finisci, poi questo qua comincia a fare la salamandrone, due marone, sì, noi siamo dai, made the force BVD, 1, 2, 3, questo, tutti esaltatissimi, io sono esaltato, ma questi ragazzi, poi sono proprio, madonna, se ci credete, americani, vabbè. E poi dopo cosa ci fa vedere il trailer che avete visto, però con Dolby Atmos, ragazzi, delle slappe, dei paconi, ma di quelli proprio, un trailer lì, vigliacco, poi, e praticamente tra il gameplay e il trailer non c'era differenza, cioè una figata pazzesca, e poi dopo alla fine ho detto, ragazzi, attenzione che qua fra un po' uscirà anche l'espansione, non è ancora uscito il gioco, uscirà l'espansione, vigliacco, un sacco di mazzate che è il suo episodio 7, quindi pigliato, bla bla bla, gran pubblicità. Usciamo, cosa andiamo a fare? Facciamo un'altra fila, ma sì, un'altra fila di qua, fila di là, tutta sta gente con i costumi, c'era della roba, c'era tutti i costumi, c'era Iron Man Imperial, tutta una roba, va, file chilometriche, volevi comprarti un capellino, dovevi fare la fila, volevi comprarti una sculacciata da una che dà le sculacciate, dovevi fare la fila, qualsiasi, vai accesso, no, o la fai lì o fai la fila. Praticamente sembrava di essere in autostrada la domenica quando torni dal mare che vai a casa perché non ne puoi più.
Qui è uguale, 2 ore, praticamente in una giornata potevi fare le cose che magari un altro giorno lo fai in un'ora, ma lì ci devi mettere 40.000 ore con lo scatolo. E quindi è un po' finito così. Alla fine, se andate a vedere i film dei fan, no, butto, la Awards, la CAD, tutti questi qua che davano questi premi dorati, che sono una figata, ma abbiamo visto tutti i film carini, belli, quelli comici, fanno ridere, e poi ci sono quelli che si prendono sul seno, ma dai, ma dove siete, ragazzi? Ma qui siamo sulla Terra, non siamo mica su Andro, ma se vi date delle slappe, dei paconi, ma avete detto, ma basta tutte queste spade là, la fast, sì, dai, vabbè, questo è il giorno 3, adesso sono qui che sto cagando, ve lo dico proprio pari pari, non ce la facevo più, quindi sono successo, sentite che c'è l'audio in Dolby Atmos, e quindi ci vediamo domani, domani o più tardi o stasera per il giorno 4, l'ultima la mattina 4, farò queste 4 ore e poi mi levo dai moroni per andarmi a vedere questa America, l'America gigante, tutti questi americani, number one, per voi.